conosciuto Tomás Maldonado nel lontano 1976 al DAMS di Bologna, il nuovo innovativo corso di laurea in discipline delle arti della musica e dello spettacolo che Tomás aveva contribuito a creare e a formare. Reintroduceva degli elementi molto innovativi, delle nuove discipline che non erano mai state, diciamo, comprese nei corsi tradizionali dell'università italiana, come per esempio l'etnomusicologia, il design. In particolare ci affascinava questo argentino alto e bello, che con questo eloquio argentino, appunto, che lo distingueva assolutamente da tutti gli altri. Maldonado stesso diceva, soprattutto negli ultimi tempi, che avrebbe voluto essere ricordato soprattutto come un formatore dedicato ai giovani. Questo è stato una delle sue grandi passioni, che lo ha accompagnato tutta la vita.